Vediamo ora come preparare un braccialetto vegetale. Non completamente, scusatemi, ma su nastro, in raso, in seta, come preferite. E in poche parole, di solito per fare un collage di elementi vegetali si usa una colla appunto specifica che però ci impiega un po' di più ad essiccare. Così, nella velocità, io uso spesso e volentieri il silicone a caldo, che rovina leggermente quello che è il fiore o la foglia, però in qualche modo si riesce lo stesso a tamponare. E unica cosa, unico difetto che c'è il silicone è che tende a staccarsi, per cui come poter fare un bracciale che poi però possa rimanere almeno per tutta la giornata senza dover saltare? Ebbene, io faccio così: foglia da spiristia, mi spezzo un paio di pezzetti, ok? Si spezza molto facilmente. Prendo il mio nastro, passo sotto la foglia da spiristia, ok? E già la punto con un po' di silicone. Attenzione, il silicone caldo, cioè scotta vero, per cui bisogna stare molto attenti. Date una leggera pressione in modo tale che rimanga attaccato, poi giro la foglia sia da una parte che dall'altra e creo, senza cercare di tenere il nastro il più libero possibile, diciamo, senza che si pieghi, ecco, e creo un effetto stile questo, per cui è come se avessi abbracciato il mio nastro, per cui lo fisso ancora, fisso sia sulla parte vegetale che quella sopra il nastro, lo tengo ben piegato, benissimo, con l'altro, eccolo lì, glielo metto a croce, come se fosse una X. E faccio la stessa identica cosa, prima lo vado a fissare sotto, stavolta si fissa sulla foglia, ma non è un problema, anzi, va bene così. E poi ci passo sopra su quello che è un pezzo di nastro rimanente e l'altra foglia, così che si possa fissare bene. Creo questa specie di X. Mettetene di silicone, non abbiate paura. È vero che scotta la foglia, però sostiene un po' di più, tiene un po' di più. Cos'è che ha come difetto? Che irrigidendo resta rigido, per cui tende a rimanere diritto. Allora cosa succede? Devo già dargli una forma, per cui me lo appoggio sul polso, o a volte capita che ho dei rotolini di cartone, lo metto già sopra un rotolino di cartone in modo tale che seccandosi possa prendere questa forma quasi semisferica. Allora, per attaccare la rosa, quello che devo fare è togliere il ricettacolo. Abbiamo lo stelo, il peduncolo, diciamo il ricettacolo nel fiore dove sono attaccati poi i sepali del calice, e noi andiamo proprio a toglierlo completamente, per cui lo tagliamo. E addirittura, se c'è qualche pezzettino in più, lo si può rifinire con un coltellino, ok? L'importante è che sia abbastanza piatto e che possa aderire bene sul mio bracciale. Per cui riposiziono il bracciale, tengo tirati i pezzi di nastro, i due lati di nastro, diciamo, e attacco con il silicone sempre, gli metto un bel po', con il silicone gli metto un bel po', attacco la mia rosa. Come faccio un bellissimo rosso. Ora, perché resti bella fissa, do un bel giro di silicone. Dove io vado a mettere il silicone, logicamente devo inserire dei complementi che me lo vadano a chiudere, per cui ho delle bacche, ho preso del Populus Cinerea, le foglioline del Populus le ho piegate, poi vi faccio vedere come, per cui ci attacco anche quelle, mi sono tagliata dei pizzettini di Ming e posso inserire anche quelli in modo tale da rendere più coreografico possibile il mio braccialetto, così vado a coprire, diciamo, il bordino dove c'è l'attaccatura, diciamo, dei petali della rosa. Mi piacciono tantissimo le bacche di Pericum, per cui anche queste con pieno di silicone le vado ad attaccare, diciamo, come coreografia. La faccio vedere meglio, vedete? Voilà. Lo stesso vale per l'altra parte,
per cui anche qui do un bel giro di silicone. Dove vado a mettere il silicone? Metto le mie bacche. Perfetto. Potrei su questi due, sì. Diciamo che potrei rovinare le unghie. Come faccio spesso. Ok, ce l'ho in mano. Faccio vedere questa parte qua. Allora, metto il silicone attorno alla rosa. E mi gestisco il contorno con quello che preferisco. Bacche, un po' più di ring. Ok. Perfetto. Poi, se vi voglio dare, non so, una quantità. Un tocco che magari vada a richiamare, non so, un parù dell'abito. Addirittura un collier, un bracciale dall'altra parte, una collana. Posso inserire dei complementi, tipo non so, lo strass che vado ad applicare, le foglie magari in uscita, carino, la luce, sempre se è richiesto e se logicamente c'è un collegamento da questo. Magari una persona che porta il bracciale, non so, un punto luce, e per cui me lo richiama anche sul braccialetto. Ne mettiamo un altro. Mm-hmm.